do il benvenuto e saluto tutti i partecipanti. Mi chiamo Andrea Tabarroni, sono professore di storia della filosofia medievale all'Università di Udine. Sono il referente del polo di Udine della iniziativa I Lincei per la scuola e svolgerò in questa riunione semplicemente la funzione di raccordo e di trasmettere la parola ai vari interventi che sono previsti in scaletta e quindi auspicando e riprendendo, anzi facendo mio, ma direi nostro per quel che riguarda tutti i colleghi dell'Università di Udine che qui sono presenti, facendo mio l'invito del rettore a vederci poi di persona nella prossima occasione e appunto a non essere costretti sempre a queste forme di incontro distanziate. Comincerei appunto, darei l'avvio alle attività di questa giornata di lancio delle attività del Polo Udinese della Fondazione Lincei per la Scuola, dando la parola subito al magnifico rettore dell'Università di Udine, il professor Roberto Pinton. Prego. Grazie, grazie Andrea per il lancio e anche naturalmente per il tuo lavoro da referente, insomma, di questo polo che inizia oggi, però insomma, va ricordato che c'è del lavoro svolto negli anni passati per portarlo a compimento. Per me, appunto, io posso dare che il saluto di benvenuto dell'università, piacerebbe appunto darlo nell'università di Udine a tutti coloro che sono che partecipano e soprattutto agli illustri ospiti, al professor Ciliberto che poi ci gratificherà della sua lectio magistralis. Il percorso è stato lungo, però credo che sia un momento molto importante questo di inaugurazione oggi e fa piacere naturalmente che siano presenti tutti gli attori che hanno permesso questo. I Lincei in primis per aver lanciato questa iniziativa molto importante. Ormai adesso non vorrei sbagliarmi. Credo che si parli del 2010 quando si è cominciato a parlarne, poi 2015. Se non ricordo male, quando poi la fondazione ha preso luogo. Noi poi siamo arrivati come Polo Udinese nel 2019, però va anche poi ricordato che l'autunno scorso, grazie a una convenzione fra la nostra regione autonoma, Friuli Venezia Giulia, l'ufficio scolastico regionale, gli atenei regionali, è stato possibile poi dare l'avvio a un programma completo e complessivo. Che per carità è stato rinviato per questioni di Covid, ma ciò non di meno ha permesso poi di costruire un programma educativo particolare. Dopo verrà illustrato senz'altro da altri. Ecco, quello che mi fa piacere ricordare poi queste duplice, diciamo, funzioni. Da una parte l'idea di contribuire. Ovviamente a rafforzare il rapporto fra la scuola e l'università, una cosa a cui noi abbiamo sempre tenuto molto. Noi gli studenti non sono solo matricole che vanno da casello a casello, ma evidentemente gli studenti che poi affrontano un percorso universitario è bene che abbiano ricevuto tutto quanto possibile nel loro percorso formativo. Scolastico precedente, poi naturalmente ci preoccuperemo anche di quanto succederà dopo, però è chiaro che se qui non c'è un'interazione forte e solida fra le varie componenti della filiera educativa, è difficile perseguire un obiettivo così ambizioso. Quindi la valorizzazione della scuola, degli insegnanti, della loro formazione, credo che sia un punto che deve essere fondamentale anche nel mission delle università. Oltre a questo, quindi l'idea e la possibilità di far parte di questa rete ci onora e quindi rafforza questa nostra mission, è l'idea poi che anche sia stata scelta la scuola superiore come sede di questo polo, dove diciamo, la sperimentazione didattica, l'interazione fra i docenti, gli studenti e anche l'idea di un'attività più laboratoriale, non solo nozionistica, sia piuttosto consolidata, è evidentemente un motivo anche di
non dico distinzione perché non è che ci si deve distinguere, ma un motivo che può dare maggior peso anche all'attività che viene svolta nell'ambito della rete. Quindi da parte mia un ringraziamento a chi ha portato avanti naturalmente questa idea, raccogliendola dalla sollecitazione, dall'iniziativa dei licei, e quindi ha reso possibile la partecipazione di Udine. Un ringraziamento a chi ha creduto anche di dargli un contesto regionale importante, e ovviamente un auspicio che continui questa collaborazione stretta fra la scuola e l'università, per cui saremo sempre disponibili, che rientra poi in quella che è la cosiddetta formazione permanente, a cui evidentemente non possiamo rinunciare, tanto più per materie come quelle che sono state indicate nel progetto, l'italiano, la matematica, le scienze o le scienze della vita, ma anche a nuove frontiere che evidentemente sono nuove per modo di dire, forse sono nuove per la maggior parte della gente, ma non tanto per chi lavora per esempio in ambito accademico, che sono la realtà digitali, e qualcosa di magari forse più antico, ma che ha evidentemente una necessità oggi di essere vissuta e rivista e riutilizzata in contesto diciamo attuale, che è presente in materie come la filosofia. Quindi da questo punto di vista credo che sarà un bellissimo percorso, diciamo, in cui tutti ci mettiamo un pochino alla prova, ma che abbiamo veramente voglia e orgoglio di poter iniziare e condurre assieme ai lincei e a tutti gli insegnanti. Quindi grazie ancora a tutti e al supporto e alla partecipazione. Con l'auspicio, non so, questo si dice sempre alla fine, ma ormai insomma abbiamo anche motivi di crederci, di poterci realmente vedere a Udine, presso la nostra bellissima sede, peraltro, della scuola superiore, e poter lì anche, cioè, avere non solo delle belle, bellissime presentazioni e introduzioni, ma anche degli intermezzi di non dico stretti di mano, perché quello che è diventato quasi una cosa anacronistica, ma insomma di scambio di parole e di idee un po' meno ingessato dal video. Grazie a tutti ancora. Ringrazio a mia volta il magnifico rettore, che ha ricordato l'importanza e il valore per la nostra iniziativa del sostegno che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia assegna a questo progetto, e per questo passo la parola all'assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la dottoressa Alessia Rosolen. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito. Cercherò ovviamente di integrare quanto vi è già stato detto. Io innanzitutto ringrazio per essere arrivati a questo punto e per dare il via anche all'Università di Udine del Polo degli Lincei. E approfitto delle parole dette dal Rettore rispetto all'intervento che l'amministrazione regionale ha fatto e vuole proporre rispetto ai percorsi di formazione permanente dei docenti delle scuole superiori, per dire due cose. La verticalità degli studi e il coinvolgimento delle scuole è determinato e dimostrato dal fatto che questo tipo di attività noi l'abbiamo prevista all'interno della legge sull'istruzione. E abbiamo individuato nella Scuola Superiore dell'Università di Udine il soggetto migliore col quale interfacciarsi rispetto a questo tipo di percorso, che va integrato anche a quella che è l'attività che la Scuola Superiore dell'Università di Udine fa nei confronti dei suoi allievi, e che mi auguro, al di là dello stop dettato dal Covid, esattamente come mille altre cose, riesca a fare in misura sempre maggiore anche nei confronti dei ragazzi meritevoli dell'ultima classe delle scuole superiori, delle secondarie di secondo grado. È un progetto meritevole al quale l'amministrazione regionale dà attenzione, perché crede che solo chi partecipa a questo tipo di percorso, in questo caso la Scuola Superiore dell'Università di Udine, ma comunque il sistema universitario, sia in grado di garantire ai docenti delle nostre scuole quella formazione
di integrata, coordinata e importante che può essere fatta su questo tipo di materie. Avete visto che la programmazione è legata all'italiano, spero che riguardi anche il tema, che non riguarda solo gli insegnanti, ovviamente, né gli studenti, ma riguarda tutta la nostra società. Di cosa significa saper scrivere? Qual è il modo migliore per scrivere? Perché credo che questo sia uno dei temi che in qualche modo, quando parliamo di cultura e quando parliamo di approfondimento, vada approfondito. Lo fa nella matematica, lo fa per quanto riguarda le scienze della vita, lo fa per la filosofia, e questo credo sia un altro aspetto legato a temi di socialità e di relazione che forse nel corso dei tempi abbiamo dimenticato. Lo fa, ed è un dato importantissimo, per quanto riguarda la cultura digitale, che è un aspetto fondamentale per l'evoluzione del nostro sistema scolastico, però non è l'aspetto centrale di questa evoluzione, che deve, ed è anche questo, credo, il merito di questa iniziativa, che deve superare quello che per molti e troppi anni è stato il dualismo tra i saperi, cioè la differenziazione e la distinzione sostanziale tra quello che era il mondo della scienza e quello che è il mondo legato a tutta la cultura umanistica. Io credo che questo sia lo scopo, l'importanza, questo sia il fine ultimo di chi fa didattica nelle scuole superiori, quindi l'apertura di una visione del mondo completamente diversa, e di chi fa didattica per chi poi andrà ad insegnare ai ragazzi delle scuole superiori. Su questo ricordo solo due cose: il ruolo che abbiamo voluto dare nella legge e nella parte di programmazione all'ufficio scolastico regionale, alla sua relazione con le scuole del nostro territorio, e al nostro territorio, la garanzia che i due poli dei lincei presenti sul territorio regionale rispondano alle esigenze di tutto il territorio e non solo dei due territori di riferimento in quanto sede. E quindi l'amministrazione regionale è convinta e sostiene convintamente questo percorso, per il quale io ringrazio la Scuola Superiore dell'Università di Udine, il professor Tabarroni, e ovviamente il magnifico rettore dell'università che accompagna tutto questo. Grazie. Siamo noi a ringraziare la dottoressa Rosolen e la Regione per suo tramite, come abbiamo già ricordato, e l'altro attore territoriale che ci ha dato il suo sostegno, sempre attraverso la stipula di una convenzione che ci sembra molto importante, è l'Ufficio Scolastico Regionale, per il quale porta un saluto la dirigente regionale, la dottoressa Daniela Beltrame, che tuttavia per impegni improrogabili non ha potuto e non può essere presente, e ha rilasciato una dichiarazione registrata che prego la regia della Fondazione di mandare in trasmissione. Buongiorno, il polo didattico che oggi viene inaugurato presso la Scuola Superiore dell'Università di Udine arricchisce la rete dei poli nazionali del progetto Lincei per una nuova didattica nella scuola e diventa il secondo punto di riferimento dell'Accademia Nazionale dei Lincei in Friuli Venezia Giulia, dopo quello già istituito presso l'Università di Trieste. Colgo questa occasione per esprimere un sentito ringraziamento al Presidente della Fondazione per l'attenzione al sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia e anche al Rettore dell'Università di Udine e all'Assessore all'Istruzione per aver sottoscritto, assieme all'Ufficio Scolastico Regionale, la convenzione di novembre 2020 che renderà possibile diffondere in modo capillare in tutto il territorio regionale le opportunità di formazione e di aggiornamento degli insegnanti delle scuole secondarie. L'obiettivo di migliorare la capacità di comprendere e utilizzare le informazioni contenute nei testi scritti, nella vita quotidiana e nello studio, la conoscenza scientifica e matematica sono le grandi sfide urgenti che ogni nazione sta affrontando nell'ambito del rispettivo sistema scolastico nazionale, perché da esse dipende la capacità
di competere per mantenere i livelli di benessere e di solidarietà sociale e di contribuire alla ricerca scientifica e tecnologica nell'interesse della collettività. Le conoscenze di base nella lingua italiana, nella matematica, nelle scienze devono essere insegnate agli studenti con metodologie innovative, capaci di stimolare l'apprendimento partecipato, emotivo e motivato degli studenti. Per realizzare questo obiettivo è necessario contribuire a migliorare sempre di più le competenze disciplinari, didattiche e metodologiche degli insegnanti che possono determinare effettive ricadute sugli apprendimenti. I corsi di formazione innovativi, altamente qualificati, offerti dai poli nazionali del progetto Lincei per una nuova didattica nella scuola, offrono ai docenti l'opportunità di migliorare e innovare la didattica, di avvicinarsi alle nuove conoscenze scientifiche anche attraverso puntuali indicazioni metodologiche per stimolare un apprendimento partecipato e motivato degli studenti. Formare cittadini competenti, autonomi e responsabili è il compito essenziale del sistema scolastico e per realizzare questo compito la scuola ha bisogno di allearsi con tutti i soggetti istituzionali che hanno a cuore questo obiettivo. Concludo invitando tutti a collaborare assieme affinché la scuola sia un'occasione di effettivo sviluppo delle potenzialità individuali e personali per ogni cittadino. Grazie e buon lavoro. Ringraziamo la dottoressa Beltrame e dopo la serie dei saluti istituzionali cedo subito con molto piacere la parola al professor Luca Soriani, professore emerito di storia della lingua italiana e presidente della Fondazione Lincei per la Scuola, che ci illustra nelle linee principali e soprattutto le motivazioni del progetto che ormai da diversi anni sta curando a livello nazionale di collaborazione tra l'Accademia, intesa sia come Accademia dei Lincei, sia come mondo accademico, e la scuola italiana. A lei la parola, professor Soriani. Grazie. Dunque io intanto rivolgo il mio saluto a tutti, a partire dal rettore, collega Tabarroni e tutti gli altri intervenuti. Sono molto lieto di questa occasione che rende, direi, di un colpo solo il Friuli Venezia Giulia una specie di regione centrale nella nostra organizzazione, sia in rapporto alla presenza di due poli, Trieste e ora Udine, rispetto al territorio, sia per il fatto che Udine nasce offrendo la massima offerta possibile, cioè italiano, matematica, scienze e cultura digitale, che è molto importante, come è fin troppo ovvio dire, e che stiamo cercando di attivare nel numero più alto di poli. I poli sono nati con l'idea di offrire una riflessione, ecco, agli insegnanti per rendere più efficace la loro attività. E infatti hanno un momento centrale nei laboratori, e cioè nelle applicazioni didattiche che gli insegnanti propongono alla luce degli stimoli ricevuti dai vari interventi degli ospiti che di volta in volta si succedono a parlar loro dei vari argomenti. I laboratori sono un momento fondamentale e mentre la modalità a distanza ha alcuni vantaggi proprio per la nostra organizzazione, ne dirò subito due, il laboratorio indubbiamente che ha nella socialità, nello scambio diretto tra singolo docente incaricato del laboratorio e singolo insegnante, un momento centrale, è indubbiamente meno facile da mettere in campo felicemente. Ma per quanto riguarda i vantaggi, sono abbastanza ovvi, però li sottolineo ugualmente. Il primo è quello di poter raggiungere un numero di insegnanti molto più ampio, dislocato in varie sedi. Due ore fa ero collegato con il polo della Calabria che ha aperto i suoi corsi in italiano a sede a Reggio, e arrivare a Reggio da quasi ogni altro centro scolastico della Calabria è quasi impossibile. Castrovillari all'estremo
250. Non solo, ma la modalità online permette anche di seguire singole lezioni da parte di insegnanti non di quella materia, proprio nell'ottica dello scambio culturale che è stato auspicato un poco fa tra materie diverse, mi pare dall'assessora Rosolen, ecco, che è naturalmente un proposito assolutamente importante. Quindi possiamo vedere gli elementi positivi, cogliere gli elementi positivi di questa situazione, che speriamo comunque volga al termine, non solo per ragioni generali, ma perché personalmente ho un ottimo ricordo di tutte le varie volte che sono venuto a Udine, 3-4 forse, e quindi spero che si possa dare una rinnovata occasione di contatti. Il professore, il collega, il consorzio Ciro Ciliberto, che ringrazio per aver accettato di tenere la prolusione, ha avuto varie occasioni di collaborare attivamente alla nostra fondazione. È un matematico, come sapete, si è formato ad una scuola prestigiosa, in particolare per la matematica, cioè Napoli, professore di geometria superiore, e ha insegnato a Lecce, a Napoli, e poi molto a lungo, fino a pochi mesi fa, per quel che mi risulta, all'Università di Tor Vergata. Presentare un matematico per chi si occupa di storia della lingua italiana, come il collega Tabarroni ha gentilmente ricordato, è quasi impossibile, e quindi non mi ci provo neanche. Mi limito a ricordare che Ciro Ciliberto è stato presidente dell'Unione Matematica Italiana dal 2002 al 2000, o 2012, forse fino al 2018, e che il titolo della sua relazione, io non la faccio lunga e quindi finisco subito, è un titolo particolarmente stimolante, perché evocare Apollonio di Perga mostra, scusatemi se dico una cosa abbastanza banale, quanto i riferimenti storici, in particolare all'antichità greca, siano presenti nell'orizzonte matematico. Il teorema di Pitagora, col teorema di Pitagora si fanno continuamente i conti a scuola, ma non solo a scuola, e poi si parla di geometria euclidea. Aggiungiamo a questi due nomi così noti, di Pitagora e di Euclide, ora il nome di Apollonio di Perge, ma soprattutto in relazione al problema che il professor Ciliberto ci affronterà per noi. No, forse l'ultima cosa che mi sento in obbligo di dire è che le materie da cui noi eravamo partiti quando abbiamo ormai molti anni fa dato il via a questa attività erano tre: italiano inteso proprio come italiano argomentativo, poi matematica e scienze, che comprendono certo le scienze della vita, ma anche la fisica, che nella tradizione scolastica è accorpata alla matematica. Poi abbiamo aggiunto il digitale, ma soprattutto abbiamo aggiunto una serie di altre iniziative che sono tipicamente trasversali. Ricordo un seminario molto seguito e apprezzato del consorzio Alleva, che vedo collegato, sul tema dell'alimentazione, che certamente è un tema scientifico, ma è un tema che riguarda tutti noi, perché non solo perché facciamo i conti con l'alimentazione quotidianamente, magari più di una volta al giorno, ma anche perché all'alimentazione si collega la cultura, l'insieme delle tradizioni che ci caratterizzano come comunità. E accanto a questo abbiamo attivato in varie occasioni il tema della cittadinanza, che è un tema ormai molto presente anche a scuola. Io stesso, diciamo, coordino il polo di italiano per quanto riguarda Roma, ho svolto una lezione iniziale proprio sul tema lingua e cittadinanza, concentrandomi su alcuni articoli della Costituzione che si prestano in modo particolare ad essere trattati in quest'ottica a scuola.
Questo quindi è un po' la piattaforma sulla quale ci muoviamo. E, appunto, detto questo, mi fa piacere restituire la parola al collega Tabarroni, perché sarà lui a darla poi a sua volta al professor Ciliberto. Vi ringrazio. Grazie professor Sariani, sia per l'illustrazione delle attività della Fondazione, in particolare dei corsi che sono, credo, tutti veramente molto centrali per la questione scuola nel nostro paese, ma grazie anche perché in modo molto più autorevole di quanto non potrei fare io, ha anticipato e presentato la figura del professor Ciliberto, a cui però prima di dare la parola faccio precedere due interventi dei colleghi Michele Morgante e Alberto Policriti che illustreranno rapidamente il programma delle attività del Polo Udinese. E per primo chiedo all'amico e collega Michele Morgante, che è professore di genetica all'Università di Udine e membro dell'Accademia dei Lincei, di prendere la parola. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie a tutti gli intervenuti e ai presenti. Devo dire che mi fa molto piacere poter intervenire a questa cerimonia di inaugurazione perché segna il punto di arrivo di un percorso che è stato abbastanza lungo, ma speriamo che sia anche il punto di partenza per un percorso ancora più lungo che faremo. Un percorso che è iniziato quando il rettore era Alberto De Toni, è proseguito con l'attuale rettore Roberto Pinton, che ringrazio, che ha avuto dei contributi importanti da parte di Fabiana Fusco, di Agostino Maio, ovviamente quello decisivo di Andrea Tabarroni, che è il referente del Polo, ma anche quello di Alberto Policriti, che dirige la scuola superiore, dove il Polo Udinese ha trovato una sede quanto mai appropriata e prestigiosa. Volevo ricordare un po' quella che era la storia, che parte da lontano e dopo dei tentativi iniziali che avevamo fatto di attivare il Polo, l'iter di attivazione ha avuto, una nuova energia grazie, all'ispirazione che è venuta dal discorso che il nostro presidente dell'Accademia dei Lincei, Giorgio Parisi, tenne nel 2018 in occasione dell'inaugurazione, che era il suo discorso di insediamento alla presidenza dell'Accademia. Voglio proprio citare alcune delle parole che aveva ricordato all'epoca. Ci aveva ricordato che l'Accademia dei Lincei ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura. Questo sta scritto nello statuto dell'Accademia. Ma quello che Giorgio vuole aggiungere è che l'Accademia deve avere un ruolo importante nel progettare il futuro della cultura nel nostro paese in tutti gli ambiti in cui ha competenze, a partire dall'educazione scolastica. E credo che questo sia ancora più importante e vero nel momento particolare in cui ci troviamo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza giustamente dedica una grande attenzione al tema della formazione e la sfida di fronte alla quale ci troviamo tutti è quello di dare agli studenti delle nostre scuole una preparazione aggiornata in un momento in cui ci troviamo a dover affrontare una serie di transizioni. Transizione digitale, transizione ecologica sono quelle di cui sentiamo più parlare. Ma probabilmente ancora più importanti sono le transizioni industriale, imprenditoriale e la transizione lavorativa a cui saremo posti di fronte. Noi ovviamente ci auguriamo che con lo sforzo congiunto di Accademia dei Lincei e dell'Università di Udine per attivare il polo che oggi stiamo inaugurando, riusciamo a soddisfare quel bisogno di formazione continua e permanente dei docenti, che in particolare in alcune materie in rapida evoluzione è oggi quanto mai importante se vogliamo formare cittadini competenti ed aggiornati. Agire sulla scuola e sugli insegnanti è fondamentale se vogliamo incidere sul tessuto culturale italiano.
Grazie Michele, grazie per le tue parole e passo subito la parola all'amico e collega Alberto Policriti, direttore della Scuola Superiore di Udine, presso cui si svolgono le attività del Polo Lincei per la Scuola. Prego Alberto. Grazie, grazie mille. Non vi farò perdere molto tempo. Io sono veramente contento di salutare tutti coloro i quali prendono parte alla piccola cerimonia di oggi. Anche a me, come agli altri, dispiace per questa modalità. Ci sarebbe molto piaciuto poter mostrare anche soltanto così di sfuggita la nostra sede dove il polo udinese avrà la sua sede. Quindi ringrazio l'assessore Rosolin che ci ha sostenuto sia come scuola superiore che in questa particolare iniziativa, la dirigente Beltrame che ci ha consentito anche quel coordinamento con la struttura che lei dirige e che ci consente di dare corpo alla parte laboratoriale della quale il professor Seriani parlava. Avremo nel piano che abbiamo in mente, che avevamo in mente di mettere a terra anche prima, se non ci fosse stata la pandemia, speriamo di mettere a terra, come si dice oggi, durante il prossimo anno, avevamo in programma appunto una serie di interventi sul territorio che fossero seguiti anche da un sostegno offerto da docenti identificati mediante un percorso interno all'ufficio scolastico regionale appunto. Il piano è appunto molto bello, io spero, credo, sarà molto interessante e spero che appunto l'anno prossimo vi potremo fare un resoconto più dettagliato delle nostre attività. Approfitto di questa occasione per ringraziare ovviamente Andrea Tabarroni, Michele Morganti, ma anche il professor Francesco Zucconi che ha dato una grossa mano nella definizione sia del piano didattico che della giornata di oggi e dei vari contatti che sono necessari per dare corpo ad iniziative come questa. Aggiungo solo che sono contento che la scuola superiore sia stata coinvolta perché un po' perché è nella storia, è nel DNA, come di nuovo come si dice oggi, della nostra scuola, quella di in qualche modo collaborare con i percorsi di formazione continua degli insegnanti, ma anche perché ogni volta che siamo stati coinvolti in iniziative del genere ci siamo resi conto di quanto queste siano importanti anche per i nostri allievi, in prospettiva sia attuale che futura, sia a medio che a lungo termine, in ragione proprio del fatto che entrano a far parte di quella rete di valorizzazione della cultura che credo sia essenziale non solo per gli insegnanti ma anche appunto per i giovani. Quindi un grazie a tutti e un arrivederci di persona, spero, in modo un po' meno freddo di questo, all'anno prossimo. Grazie Alberto Policriti, e mi compiaccio veramente, ringrazio tutti gli intervenuti perché attraverso i loro messaggi sintetici e pregnanti abbiamo addirittura non solo rispettato ma addirittura anticipato la scaletta prevista dell'orario, anche questa per il costume italiano è una novità favorita dalle nuove modalità telematiche probabilmente, ma soprattutto anche proprio dalla sintesi e dalla cortesia, perché credo di interpretare il pensiero di tutti coloro che come me hanno avuto una lunga esperienza, diciamo così, di incontri e di convegni, essere sintetici per quanto esaustivi è una forma di cortesia importante verso gli ascoltatori, quindi li ringrazio sinceramente anche per questo. E a questo punto, pur se in anticipo rispetto alla scaletta, ma contando che nessuno per questo perda l'occasione, passo direttamente la parola al professor Ciro Ciliberto, professore emerito di geometria superiore. Non ho bisogno di presentarlo sia per la sua notorietà sia perché lo ha già fatto il professor Seriani, e gli chiedo subito di dare inizio alla sua lectio magistralis, come è già stato annunciato, sul problema di Apollonio. Prego, professor Ciliberto.
Allora, grazie intanto per la presentazione e per l'invito che apprezzo moltissimo, è un vero piacere. Io comincio a dire due parole. Allora, l'argomento che ho scelto per questa chiacchierata è un argomento che a mio modesto avviso si presta molto bene per spunti di lavoro laboratoriale in una secondaria superiore. Questi spunti sono vari, ci possono essere vari modi di implementare le cose che dirò in percorsi laboratoriali, però diciamo, secondo me il pregio di questo argomento, che come è stato osservato dal professor Seriani è un argomento estremamente classico, il pregio di questo argomento è che ha degli sviluppi ancora molto recenti e quindi benché appunto sia classico ed elementare per certi versi e quindi si presti bene per essere presentato a dei ragazzi di scuola secondaria superiore, nonostante questo penso che possa anche interessare dei matematici, ecco ci siamo, dei matematici anche un po' più diciamo, non solo, più avanzati, diciamo, certo che non dei ragazzi di scuola secondaria superiore. E quindi penso che questa chiacchierata possa essere di qualche interesse per un pubblico abbastanza vasto. Allora, cominciamo. Innanzitutto, prego, dottor Gentili, se va avanti. Due parole su Apollonio. Apollonio è stato un matematico e astronomo greco famoso per le sue opere sulle coniche. Per esempio è ad Apollonio che si devono i nomi di ellisse, parabole e iperboli per le curve che conosciamo per l'appunto con questi nomi. Le notizie sulla vita di Apollonio sono molto scarse. Di lui sopravvivono solo due opere. Una si chiama La separazione di un rapporto, giunto in traduzione araba, e un altro, Le coniche, la famosa opera sulle coniche, in 8 libri, dei quali sopravvivono in versione greca originale soltanto 7 degli 8 volumi, mentre l'8° libro è stato ricostruito per via deduttiva dallo scienziato arabo Ibn al-Haytham. E di altre opere perdute restano solo i titoli. A noi oggi interessa in modo particolare l'opera che si chiamava Le tangenze, che per l'appunto non ci è pervenuta e delle quali ci sono giunti solo i riferimenti fatti ad essa da Pappo di Alessandria, un matematico vissuto nel III-IV secolo d.C., nella sua opera Mathematice Collectiones, giunta a noi e tradotta in latino da Federico Commandino alla fine del 1500. Prego, vado avanti. Il problema di Apollonio, lo enuncio subito, il problema che diciamo, ci interessa, è riportato da Pappo nelle sue epitome al Trattato Le Tangenze. E il problema di Apollonio si enuncia in questo modo qua. Dati tre oggetti qualsiasi, che siano punti, rette o circonferenze, determinare, possibilmente con costruzioni geometriche che usano solo righe e compasso, le circonferenze che passano per i punti dati e sono tangenti alle rette o alle circonferenze assegnate. Quindi, per essere precisi, ci sono 10 casi che si presentano, a seconda di quali sono gli elementi di questa terna. Per esempio, il primo caso è, io qui ho indicato PPP per dire punto, 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 quindi tre punti, quali sono le circonferenze che passano per questi tre punti. Secondo problema, due punti e una retta,
determinare le circonferenze che passano per due punti assegnati e sono tangenti a una retta assegnata. Terzo problema, due punti e una circonferenza, dati questi due punti, determinare le circonferenze che passano per questi due punti e sono tangenti alla circonferenza assegnata e così via. L'ultimo dei problemi, date tre circonferenze, determinare le circonferenze che sono tangenti alle tre circonferenze assegnate. Di solito, diciamo, questo decimo caso è quello che va più propriamente sotto il nome di problema di Apollonio. Allora, il mio obiettivo è quello di ripercorrere questi vari problemi, illustrando un po' i vari modi in cui essi possono essere abbordati, in particolar modo con l'uso della cosiddetta inversione circolare, che è una costruzione geometrica elementare che per l'appunto può essere facilmente presentata a dei ragazzi di scuola secondaria superiore. Allora, intanto due parole sulla storia dell'inversione circolare. Non è del tutto chiaro chi abbia introdotto per primo il concetto di inversione circolare. Sicuramente ci sono vari autori della scuola francese e tedesca dell'inizio dell'Ottocento, Dandelin, oppure Plücker, Steiner, che hanno introdotto l'inversione circolare in alcuni casi specifici, ma una prima esposizione sistematica della teoria è stata fatta dal matematico italiano Giusto Bellavitis, che è stato anche il primo ad applicare l'inversione circolare alla soluzione di alcuni casi del problema di Apollonio. Allora, che cos'è l'inversione circolare? L'inversione circolare è questa: dato una circonferenza gamma di centro punto O e raggio R, l'inversione circolare rispetto a gamma è la funzione che associa ad ogni punto del piano distinto dal centro della circonferenza il punto, ad ogni punto P del piano distinto da O dal centro della circonferenza, il punto P' che appartiene alla semiretta di origine O passante per P, è tale che la distanza di O da P moltiplicato per la distanza di O da P' sia uguale al quadrato del raggio della circonferenza. Allora, il punto P' è detto l'inverso del punto P e il O è detto il centro della inversione circolare, e questo quadrato del raggio è detto potenza della inversione. Come vedete, qui c'è una piccola illustrazione di dato P, chi è il punto P'. Allora andiamo avanti. Quali sono le principali proprietà dell'inversione circolare? Beh, ce ne sono varie proprietà, ora qui ne ho elencate parecchie, scorrerò rapidamente queste proprietà perché alcune di queste ci serviranno, altre meno. Allora, innanzitutto, l'inversione circolare è, come si dice, inversa di se stessa, cioè se la applico due volte ottengo l'identità. Quindi se prendo un punto, prendo l'inverso, poi prendo l'inverso di questo secondo punto, ottengo il punto di partenza. Allora, gli unici punti fissati dall'inversione circolare sono i punti della circonferenza. Nella inversione circolare l'interno della circonferenza viene mandato all'esterno e viceversa. E l'inversione circolare ha il pregio di inviare rette e circonferenze in rette circonferenze. Precisamente una retta che passa per il centro viene mandata in se stessa, l'immagine di una retta che non passa per il centro è una circonferenza che passa per il centro, l'immagine di una circonferenza che passa per il centro è una retta che non passa per il centro, l'immagine di una circonferenza non passante per il centro è una circonferenza ancora non passante per il centro. E poi vi sono altre proprietà, tipo la circonferenza è una trasformazione conforme. Conforme vuol dire che conserva gli angoli, quindi per esempio se prendiamo due rette, esse vengono mutate in due circonferenze, l'angolo in cui si incontrano le due circonferenze è uguale all'angolo in cui si incontrano le due rette. Va bene, andiamo avanti. Allora facciamo una prima applicazione dell'inversione circolare e proviamo a risolvere il problema di Apollonio
quello relativo a due punti e una circonferenza, quindi il problema PPC, mediante l'inversione circolare. Quindi abbiamo due punti, abbiamo fissato due punti del piano, A e B, e una circonferenza G. Va bene? E cerchiamo quali e quante siano le circonferenze che passano per i punti A e B e siano tangenti alla circonferenza data G. Allora, che cosa possiamo fare qui? Applichiamo una inversione circolare qualunque di centro il punto A. Questa inversione circolare, come abbiamo visto, muta le circonferenze che passano per A in rette che passano per A. Allora, la questione, dopo aver applicato la inversione circolare, la questione si riduce a quella più semplice di determinare le rette passanti per il trasformato del punto B, trasformato B' del punto B, e tangente alla circonferenza G' trasformata di G. Va bene, quindi la trasformazione circolare, l'inversione circolare, muta, lascia fisso il punto A, muta il punto B in un punto B', la circonferenza G in una circonferenza G', e le circonferenze che passano per A e B e sono tangenti a G si mutano in rette che passano per il punto B' e sono tangenti alla circonferenza G. Allora, come è ben noto, di queste rette ve ne sono due se il punto B' è esterno a G', non ve n'è nessuna se B' è interno a G', e ce n'è una sola se il punto B' sta su G'. E questo equivale a dire che il punto B sta su G. Quindi il risultato è che vi saranno al massimo due circonferenze, due rette, diciamo, dopo aver applicato l'inversione circolare, e quindi due circonferenze prima di aver applicato l'inversione circolare, due circonferenze al massimo che passano per i punti A e B e sono tangenti alla circonferenza G data. Ora, le rette tangenti alla circonferenza che passano per un punto esterno si costruiscono facilmente con riga e compasso. Ora, qui ho anche fatto anche indicato come, ma non mi voglio attardare su questo punto, quindi passiamo avanti. Allora, ora vedremo in generale come si possa risolvere il problema di Apollonio usando le inversioni circolari. Allora, innanzitutto si ripartiscono i 10 casi che abbiamo visto prima in cui si suddivide il problema di Apollonio in tre gruppi. Il primo gruppo contiene tutti i casi, da 1 a 6, in cui tra i tre elementi della terna ABC vi sia un punto. Va bene, dei vari casi, diciamo, ci sono quelli in cui vi è almeno un punto nella terna, e questi sono i primi 6. Il secondo gruppo contiene invece solo il caso 7, in cui abbiamo tre rette, e infine nel gruppo rimanente includiamo tutti i rimanenti casi in cui non ci sono punti nella terna e la terna non è costituita da tre rette. Allora, nel primo caso ho già fatto un esempio precedentemente, nella immagine precedente, ho già fatto un esempio. E questi casi si risolvono tutti applicando una inversione circolare di centro uno dei punti che compare nella terna. Questa inversione circolare semplifica il problema, riduce il problema ad un problema molto più semplice che riguarda non più circonferenze ma rette, e questi casi si risolvono dunque dopo aver applicato l'inversione circolare, si risolvono per via elementare. Il secondo gruppo, che contiene solo il caso retta, è un caso molto semplice che discuterò immediatamente, è un caso per certi versi banale. Invece i casi del terzo gruppo, che sono i rimanenti casi 8, 9 e 10, sono i più complicati, più ostici, e per risolverli mediante la inversione circolare è necessario applicare un opportuno trucco. Questo trucco si chiama dilatazione parallela.
Questa dilatazione parallela ha un significato importante anche dal punto di vista storico. Mediante l'uso di questa dilatazione parallela essi vengono ricondotti ai casi del primo gruppo. Ora, naturalmente, non esaminerò in dettaglio tutti i casi dei tre gruppi, ma tratterò brevemente soltanto uno dei casi per ciascun gruppo. Per il primo gruppo l'ho già applicato, ho già fatto un esempio. Secondo gruppo, ecco qui, andiamo nella immagine successiva e poi andremo al terzo gruppo. Questo è il caso di tre rette. Va bene, naturalmente le tre rette possono essere poste in posizione particolare, per esempio potrebbero tutte e tre passare per un punto. In quel caso non ci sono soluzioni al problema. Oppure potrebbero essere due parallele e una terza trasversale, oppure trasversale alle prime due, oppure tutte e tre parallele. Insomma, ci sono vari casi che bisogna discutere. Il caso generale è che le tre rette formino un triangolo, formino i lati di un triangolo. Quindi discuterò questo caso, che è il caso più, il caso generale, è il caso meno semplice degli altri. Gli altri casi sono più semplici e posso lasciarli all'uditorio. Allora, l'osservazione qua è questa, che date due rette distinte, che non siano parallele, quindi che si intersecano in un punto, le circonferenze che sono tangenti ad entrambe sono quelle che hanno i centri sulle bisettrici degli angoli formati dalle due rette. Quindi prendo le due rette formano due angoli opposti al vertice e mi disegno le bisettrici, va bene? Le circonferenze che sono tangenti alle due rette di partenza sono quelle che hanno il centro sulle bisettrici e naturalmente raggio pari alla distanza dalla retta in questione. Ora, nel caso che noi abbiamo tre rette, va bene, che cosa succede? Abbiamo tre rette, quindi i lati di un triangolo. Per ogni coppia di rette abbiamo due bisettrici. Va bene, per ogni coppia di rette, quindi per ogni vertice del triangolo, io ho due bisettrici, una interna e l'altra esterna al triangolo, e quindi ho alla fine sei rette, va bene, due per ogni vertice, e di queste sei rette, sei bisettrici, tre sono interne al triangolo e le altre sono esterne. Le altre sono esterne. Ora, quello che succede è questo, che le tre bisettrici interne passano tutte per uno stesso punto, questo è ben noto fin dalla scuola media, e questo punto si chiama l'incentro del triangolo ed è il centro della circonferenza iscritta nel triangolo, mentre due bisettrici, ogni coppia di bisettrici esterne si interseca in un punto che è contenuto anche in una bisettrice interna, e così facendo ottengo altri tre punti che sono i centri delle cosiddette circonferenze ex iscritte al triangolo, cioè circonferenze che sono tangenti esternamente ad un lato del triangolo e agli altri due lati. Quindi qui ci sono le figure, vedete a sinistra c'è la circonferenza iscritta nel triangolo e a destra ci sono le tre circonferenze ex iscritte al triangolo, e queste si trovano in via elementare mediante costruzioni con riga e compasso, perché con riga e compasso si determinano le bisettrici di un triangolo. E quindi questo caso, diciamo, si risolve in modo elementare ottenendo esattamente quattro soluzioni. Va bene? Andiamo avanti. Veniamo quindi ai casi del terzo gruppo. I casi del terzo gruppo, per i casi del terzo gruppo, come ho detto, si usa la dilatazione parallela. Per illustrare cosa funziona, come funziona, che cos'è la dilatazione parallela, discutiamo il caso, decimo caso, che è il caso CCC, il caso di tre circonferenze, che come ho detto va, diciamo, paradigmaticamente sotto il nome di problema di Apollonio. Costruire le circonferenze che sono tangenti a tre circonferenze date. Allora, quindi supponiamo di avere tre circonferenze, ora spero che si veda qualcosa nella immagine, purtroppo
Io vedo, insomma, sarebbe meglio mettere a schermo intero, ma insomma io vedo, lo vedo piccolina questa immagine. Dunque, noi vediamo correttamente. Bene. Supponiamo di avere tre circonferenze C1, C2 e C3 di centri rispettivamente O1, O2 o 3 e di raggi R1, R2 e R3. E supponiamo di aver trovato una delle circonferenze che sono loro tangenti comuni. Per esempio la circonferenza C, che vedete è in rosso in figura, di raggio di centro il punto C e raggio R. Vabbè, supponiamo di averla trovata. Allora immaginiamo ora di fare l'operazione seguente. Supponiamo di prendere la più piccola delle tre circonferenze date all'inizio, in questo caso nella figura è la circonferenza C2, e supponiamo di ridurre questa circonferenza al suo centro riducendone il raggio a zero. Va bene? Quindi faccio, diciamo, ridurre questa circonferenza a un punto riducendone il raggio a zero. Supponiamo nel contempo di far diminuire il raggio della circonferenza C3 da R3 a R3 meno R2, R2 è il raggio della seconda circonferenza, quella che sto riducendo a zero, e così facendo ottengo la circonferenza C' 3, e di far aumentare il raggio di C1 da R1 a R1 più R2, ottenendo così la circonferenza C' 1. Ora, la circonferenza C' di centro C e raggio R meno R2 passa per O2 ed è tangente alle due circonferenze C'1 e C'3. Quindi quale lezione impariamo da questa situazione? Impariamo questa lezione, che invece di costruire direttamente la circonferenza C tangente a C1, C2 e C3, mi posso prima costruire la circonferenza C' passante per il punto O2 tangente a C'1 e C'3, e questo è un problema del primo gruppo, problema PCC, passante per un punto e tangente a due circonferenze. Successivamente passiamo da C' a C diminuendo il raggio di C' di R2. Quindi faccio all'inverso, prima risolvo un problema del primo tipo e poi faccio la dilatazione parallela all'incontrario per ottenere la circonferenza che mi occorre, soluzione del problema. Bene, andiamo avanti. Allora, in generale, quindi, che cosa si dovrà fare? Si dovranno considerare sia nelle circonferenze date che in quelle ottenute applicando l'inversione aumenti e diminuzioni dei raggi. Inoltre, nel caso che abbiamo delle rette e non solo delle circonferenze, ma anche delle rette, allora la dilatazione parallela come si applica alle rette? Alle circonferenze si applica aumentando o diminuendo il raggio. Alle rette si applica spostando la retta parallelamente a se stessa in un verso o nell'altro della quantità data dal raggio della circonferenza più piccola che io sto portando a zero. Quindi in conclusione, dato nel piano alcune rette, alcune circonferenze, operare una dilatazione parallela significa questo. Innanzitutto individuo la circonferenza di raggio più piccolo o una di quelle di raggio più piccolo e la riduco a un punto, al suo centro, diminuendo il raggio, chiamiamolo ρ, a zero. Poi aumento e diminuisco i raggi delle altre circonferenze di una quantità uguale a ρ, e poi traslo parallelamente a se stessa sui due lati possibili le rette date di una quantità uguale a ρ. Il sistema di rette e circonferenze allora è ridotto ad un nuovo sistema costituito da un punto a cui si è ridotta la circonferenza più piccola quando l'ho ridotta ad un punto diminuendo a zero il raggio, e poi la rette e circonferenze. Ottengo così un problema del primo tipo che risolvo con l'inversione circolare, e dopodiché riapplico all'incontrario la dilatazione parallela e risolvo il problema di Apollonio. Qui però bisogna stare un po' attenti perché non tutte le soluzioni possibili mediante questa costruzione sono soluzioni effettive, quindi bisogna poi fare una discussione caso per caso che ci avverta
se quelle che ho trovato sono effettivamente soluzioni del problema oppure no. Ma questo è un problema secondario, è un problema di verifica, diciamo. Bene, andiamo avanti. Qui c'è un'immagine che illustra il caso più complicato, il caso CCC. Allora, la dilatazione parallela qui si fa riducendo a un punto la circonferenza di raggio più piccolo e applicando la dilatazione parallela, come ho visto, il massimo numero di soluzioni è 8, anche se potrebbe sembrare che la costruzione indicata produca fino a 16 circonferenze soluzioni del problema. Infatti, con l'inversione circolare, il problema si riduce al problema più semplice, punto, circonferenza, circonferenza. Questo problema ha al massimo 4 soluzioni e poi devo fare queste 4 moltiplicate per 4 ancora, dovrei fare queste 4 moltiplicate per 4 ancora, applicarlo 4 volte perché possa aumentare o diminuire i raggi delle due circonferenze, non di raggio minimo. Quindi a priori otterrei 16 soluzioni, però di queste soluzioni, come ho detto prima, soltanto la metà sono accettabili e quindi soltanto 8 sono accettabili. In realtà, per questo caso specifico, non volendo usare la dilatazione parallela ma soltanto l'inversione circolare, c'è un metodo molto interessante che funziona e si può tranquillamente spiegare anche in via elementare. Io non l'ho fatto, non lo faccio oggi per mancanza di tempo. C'è un metodo per risolvere almeno il caso più generale e quello più difficile, in cui le tre circonferenze non abbiano a due punti a comune e non siano a due concentriche. Allora si può risolvere applicando esclusivamente l'inversione circolare senza la dilatazione parallela, ma per l'appunto non mi soffermo su questo. Andiamo avanti. Allora, qui un breve riassuntino della situazione. Il numero massimo di soluzioni al problema di Apollonio nei vari casi considerato è mostrato nella tabella che segue. Allora, questa tabella, vedete, se abbiamo tre cerchi, tre circonferenze, abbiamo 8 soluzioni, due cerchi e una retta, 8 soluzioni e così via. Per esempio, il massimo sono 8 soluzioni che è contemplato per tre circonferenze, due cerchi e una retta, un cerchio e due rette. E c'è un minimo che sono due soluzioni che abbiamo di nuovo in tre casi, una circonferenza e due punti, due rette ed un punto, una retta e due punti. E poi c'è addirittura tre punti, un'unica soluzione, o tre punti non allineati, sappiamo bene che c'è un'unica circonferenza che passa per questi tre punti. Questo è il caso più elementare. Va bene, abbiamo quindi, ricordiamoci, teniamo a mente che abbiamo un massimo di 8 soluzioni. Andiamo avanti. Questo numero 8, diciamo, si ritrova, si capisce abbastanza facilmente se uno attacca il problema di Apollonio mediante le coordinate cartesiane. Questo metodo è dovuto a Cartesio stesso, il quale poco dopo aver inventato le coordinate cartesiane ha iniziato a divertirsi a cercare di risolvere problemi classici mediante l'uso dell'algebra, usando per l'appunto le coordinate cartesiane, e uno dei problemi classici che affrontò fu proprio questo. Allora, trattiamo di nuovo a titolo di esempio il caso generale di tre circonferenze. Qui abbiamo quindi tre circonferenze C1, C2 e C3 di raggi rispettivamente R1, R2, R3, di centri rispettivi O1, O2, O3. E supponiamo di aver dato i centri mediante le loro coordinate cartesiane, X con Y, Y con Y. Allora, quello che noi cerchiamo è il centro O di coordinate XY e il raggio R incognita di circonferenze C che siano tangenti a C1, C2, C3. Qual è la condizione che dobbiamo imporre? Beh, la condizione che dobbiamo imporre è che la distanza di O da ciascuno dei centri O con I sia pari a R più RI o R meno RI, questa seconda che la tangenza sia una tangenza esterna o interna,
due circonferenze possono essere tangenti esternamente oppure essere tangenti internamente. In tal caso, nel primo caso, la distanza dei centri è pari alla somma dei raggi, nel secondo caso è pari alla differenza dei raggi. Allora, quindi impongo queste condizioni, che la distanza di Oda o con I sia pari a R più o meno R con I, e ottengo tre equazioncine, che sono quelle che ho scritte qua, x meno x con i al quadrato più y meno y al quadrato meno r più o meno r con i al quadrato uguale a 0. Dopodiché prendo, ne ho tre, una per ciascun indice i. Allora prendo per esempio l'equazione relativa di i uguale a 1 e quella i uguale a 2 e sottraggo membro a membro. Allora i termini di secondo grado in x, y e r si elidono e otteniamo una relazione molto semplice del tipo ax più by più cr uguale a d, dove a, b e c e d dipendono unicamente dalle coordinate dei centri delle circonferenze o 1 e 2 e dai raggi r1 e r2. Similmente sottraggo dalla equazione relativa a i uguale a 1 quella relativa a d uguale a 3 ed ottengo un'analoga relazione a primo x più b primo y più c primo r uguale a d primo. Bene, andiamo avanti. Quindi questi sono conti molto semplici. Quindi ora arrivo ad un sistemino, che è questo sistemino formato da queste due equazioni, ax più by più cr uguale a d e a' x più b' y più c' r uguale a d' in x e y, e risolvo questo sistema in x e y che troverò in funzione di R. Sostituendo questi valori di x e y nell'equazione che avevo trovato precedentemente e che ho scritto nella slide precedente, si ottiene un'equazione di secondo grado in R che si risolve con l'estrazione di una sola radice quadrata. Questa equazione ha dunque in generale al massimo due soluzioni reali, di cui a noi interessano quelle positive, naturalmente, perché devono essere raggi di una circonferenza. Sostituendo tali soluzioni nelle due equazioni a inizio pagina e risolvendo in x e y, si trovano poi le coordinate del centro della circonferenza. Bene, questo qui è il metodo di soluzione algebrica. Va bene, andiamo avanti. Volendo capire allora quante soluzioni mi può dare questo sistema, osservo questo, che ciascuna di queste equazioni che ho scritto due slide fa, queste tre equazioni, mi dà luogo ad otto sistemi, che queste equazioni mi danno luogo a otto sistemi di equazioni per la scelta dei segni più e meno da dare ai raggi R1, R2, R3. Io ho, per ciascuna di queste equazioni ho la scelta del più e del meno e quindi ottengo otto possibili sistemi. Per ognuno di questi sistemi come ho detto, ottengo a più due soluzioni per il raggio e quindi avrei 16 soluzioni possibili. Va bene? A parte il fatto che non sappiamo se queste 16 soluzioni possibili sono tutte quante numeri reali, perché qualche equazione di secondo grado potrebbe avere soluzioni immaginarie, quello che osserviamo è che naturalmente se R è una soluzione, anche l'opposto è una soluzione. Quindi metà delle soluzioni che io ottengo sono negative e quindi non mi interessano perché devono essere raggi di circonferenza, quindi devono essere numeri positivi e quindi vi sono a più 8 soluzioni. Va bene? E quindi, come si vede, il massimo da questo attacco, diciamo, al problema, si capisce che il numero di soluzioni del problema è al più 8. Inoltre, dal fatto che le soluzioni si trovano con una semplice estrazione di radice quadrata, segue che il problema si può risolvere mediante l'uso di soli riga e compasso. Tuttavia, questo metodo algebrico non ci fornisce nessuna costruzione geometrica diretta delle soluzioni del problema di Apollonio. Ci dice che ce ne sono, ce ne possono essere dal più 8, ma non ci dice come fare ad ottenere le soluzioni del problema. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti con un po' di storia. Il primo a riscoprire il problema di Apollonio in epoca moderna è stato il francese François Viète,
che pose il problema ai matematici belgi, una sorta di sfida matematica. Siamo alla fine del XVI secolo. Gli rispose nel 1596 Van Romen, che fornì una soluzione completa che tuttavia aprì tra i due una polemica di cui parlerò a breve. La contesa probabilmente aveva anche delle motivazioni politico-religiose, in quanto Viete era vicino agli ambienti ugonotti, mentre Van Romen era legato ad ambienti cattolici, radicali, precisamente gesuiti. La soluzione proposta da Van Romen è molto naturale ed interessante, da vari punti di vista, incluso quello didattico. Van Romen cosa fa? Van Romen innanzitutto determina per prima cosa il luogo dei centri delle circonferenze tangenti a due circonferenze date. Date due circonferenze, vi sono infinite circonferenze che sono tangenti a queste due circonferenze date. E dove sono posti i centri di queste circonferenze? Allora, Van Romen fa un conticino, dice questa, da capo, la condizione di tangenza tra due circonferenze di centri rispettivamente O e C e raggi R piccolo ed R grande è che la distanza di O da C sia uguale a R più o meno, R piccolo più o meno R grande con i segni più o meno a seconda che la tangenza sia esterna o interna. Quindi una circonferenza di centro C e raggio R sarà tangente a due circonferenze date di centri O' e raggi R e R' rispettivamente se la distanza di C da O è R piccolo più o meno R grande e C' è R' più o meno R grande. Quindi a quattro casi a seconda della scelta dei segni più o meno. Esaminiamo per esempio il caso in cui abbiamo i segni più, quindi significa tangenza esterna. Allora, sottraendo le due relazioni che abbiamo scritto sopra, abbiamo CO, la distanza di C da O, meno la distanza di C da O' è uguale a R meno R'. Va bene, C è il centro della circonferenza cercata, O e O' sono i due centri fissati delle due circonferenze date, e quindi come vediamo, la differenza delle distanze di C dai due centri è un numero fissato, è R meno R', dove R e R' sono i raggi delle due circonferenze fissate. Ora, come si sa bene, il luogo dei punti che sono a tali che la distanza da due punti fissati è un numero fissato è una iperbole. Va bene, quindi in questo caso il luogo dei punti in questione, il luogo dei punti centri delle circonferenze che sono tangenti a due circonferenze fissate è un ramo di iperbole. Andiamo avanti, vediamo più precisamente come è fatto questo ramo di iperbole. L'iperbole è fatta da due rami, qui uno solo è quello che ci interessa. Il ramo di iperbole che ci interessa si determina immediatamente, in quanto ne sono noti i due fuochi, O e O' sono i fuochi della centri delle due circonferenze dati sono i fuochi della iperbole e il ramo di iperbole che ci interessa interseca il punto medio, interseca nel punto medio il segmento AB dove A e B sono i punti della congiungente, i centri che sono i punti della congiungente ai centri che sono tagliati dalle due circonferenze di partenza. A me le due circonferenze di partenza C e D. Quindi questo qui si vede subito che è il centro di una delle circonferenze, come vedete dalla figura, è il centro della circonferenza che sta in mezzo alle due. Questo determina il ramo della iperbole. Se poi si scelgono diversamente i segni, prima ricordate avevamo due segni per ciascuna delle due equazioni, quindi abbiamo quattro segni. Per ciascuno di questi quattro segni abbiamo quattro ramo di iperbole, ciascun ramo di iperbole si interseca con un altro ramo di iperbole a più in due punti e quindi al più ho otto soluzioni che posso ottenere con questo metodo qua. È interessante, io non ho il tempo di entrare in questa questione, questa soluzione di Van Romen è stata poi ripresa successivamente da vari autori, in particolare da Newton,
il quale l'ha leggermente modificata, e il metodo di Newton ha dato origine in epoche molto recenti al funzionamento del GPS. Quindi questo è un argomento che si può, anche questo è abbastanza elementare, si può agevolmente affrontare in una classe di secondaria superiore, ma io non ho tempo di farlo oggi, e quindi prego di andare avanti, dottor Gentili. L'obiezione di Viet, qual è stata l'obiezione di Viet da cui è nata la polemica di cui parlavo prima? Nel suo opuscolo Apollonius Gallus, Viet contesta la soluzione di Van Romen, in quanto dice che essa non è ottenuta mediante l'uso di righe e compasso, ma dalla intersezione di curve del secondo. L'intersezione, ahimè, è scomparsa, dalla intersezione di iperboli. Allora, Viet propone un diverso approccio che risolve il problema esclusivamente con righe e compasso. Allora, quello che fa Viet è di ridurre ogni problema di tipo ABC ad un problema in cui appare una circonferenza, in uno più semplice in cui la circonferenza in questione sia sostituita da un punto, il suo centro. In linea di massima, l'approccio di Viet non è molto diverso da quello della dilatazione parallela che abbiamo già visto. Quindi spreco due parole per ricordare questo approccio di Viet, quindi andiamo avanti alla prossima slide. E come è fatta la soluzione di Viet? La soluzione di Viet, applichiamola di nuovo al caso CCC, e vediamo come Viet passi dal caso CCC a quello PCC, quindi tre circonferenze, viene ridotto il caso di tre circonferenze al caso di un punto e due circonferenze. Quindi in partenza abbiamo tre circonferenze, C, E ed F, di centri C grande, grande, F grande, raggi R1, R2, R3 rispettivamente. Allora, il problema verrà risolto se determiniamo il centro A della circonferenza voluta, che avrà un certo raggio R, e per l'appunto centro A. Questo centro deve soddisfare le relazioni, mi riferisco alla figura, quindi sono tutte tangenze esterne, quindi la distanza di A da C più R1 uguale a R, la distanza di A da E più R2 uguale ad R, la distanza di A da F più R3 uguale ad R. Ora, da qui, sottraendo membro a membro, che cosa abbiamo? Abbiamo che AC meno AE, distanza di AC meno distanza di AE, meno R1 meno R2 uguale ad AF meno R1 meno R2. Pertanto, il centro cercato è lo stesso della circonferenza G di raggio AC passante per il punto C, tangente alle circonferenze di centri E ed F, e raggi rispettivamente R1 meno R2 ed R1 meno R3. Quindi abbiamo ricondotto il problema di tre circonferenze a quello di un punto e due circonferenze. Poi, similmente, Viet passa a ridurre il problema PCC a quello PPC, e poi quest'ultimo al caso PPP, che è un caso banale. Quindi anche Viet applica, diciamo, questo sistema di ridurre il raggio a zero, in sostanza, di una delle circonferenze, un metodo molto simile al metodo della dilatazione parallela. Andiamo avanti. E torniamo all'approccio di Descartes, che è quello di cui ho parlato prima, e cioè l'approccio algebrico che ho già sostanzialmente descritto. Questo approccio è dovuto, come ho spiegato, a Cartesio. Il Cartesio ha proposto questo problema per corrispondenza alla sua allieva principessa Elisabetta di Boemia, propose questo problema in una lettera, pensando in un primo momento che si trattasse di un problema molto semplice da risolvere per via algebrica. Però si rese subito conto che si trattava invece di un problema alquanto complicato, per cui in varie lettere successive, dirette alla stessa principessa, ritorna più volte sulla questione, cercando di spiegarlo come ottenere correttamente una soluzione.
Il punto di vista di Descartes è quello di impostare bene il problema dal punto di vista algebrico, usando le coordinate, onde poter stabilire se essa si possa risolvere con riga e compasso. Descartes, come abbiamo visto dall'approccio precedente, è meno interessato alla determinazione specifica della costruzione geometrica che risolve il problema. Andiamo avanti. Allora, Descartes scopre, diciamo nel corso di questa sua corrispondenza con la principessa, scopre un caso particolare del problema. Il caso particolare del problema è il seguente. Descartes considera il caso in cui le tre circonferenze di partenza di raggi A, B e C e di centri A grande, B grande e C grande, rispettivamente, siano tangenti esternamente ciascuna alle altre due, come nella figura che ho qui indicato. Abbiamo tre circonferenze, le tre più grandi indicate nella figura, che sono esternamente tangenti l'una alle altre. Allora, se x è il raggio della circonferenza di centro D tangente esternamente alle altre tre, la circonferenza più piccola che vedete in mezzo, Descartes prova, anche se il suo argomento non è del tutto corretto, ma il risultato lo è, che vale una formula molto elegante, e cioè due volte la somma degli inversi dei quadrati dei raggi delle circonferenze è uguale al quadrato della somma degli inversi dei raggi delle quattro circonferenze. Io ho quattro circonferenze coinvolte, le tre circonferenze di partenza, le tre circonferenze di partenza e poi la quarta che è tangente, una quarta che è tangente esternamente a queste tre circonferenze. Queste quattro circonferenze hanno i loro bravi quattro raggi e vale una relazione tra questi quattro raggi che è quella che qui ho scritto. Allora, l'inverso del raggio di una circonferenza si chiama anche curvatura. La curvatura di una circonferenza è l'inverso del raggio della circonferenza. Quindi possiamo riscrivere la formula di Cartesio in una maniera più semplice, sostituendo all'inversi dei raggi la curvatura. E quindi la formula di Cartesio si legge in questo modo qui, che il doppio della somma dei quadrati delle quattro curvature è uguale al quadrato della somma delle quattro curvature. Va bene, quindi questa formula mostra un'elegante simmetria che apparentemente non è riscontrabile nella figura, perché nella figura vediamo insomma queste tre circonferenze grandicelle, poi la circonferenza più piccola al centro, insomma non vediamo questa simmetria. Ma vediamo ora che questa simmetria si può recuperare mediante un'inversione circolare. Quindi passiamo alla slide successiva e vediamo che se io applico un'inversione circolare, per esempio in questo punticino Xi, che è indicato nella figura, se applico un'inversione circolare, che cosa succede? Che le due circonferenze ivi tangenti si trasformano in due rette parallele. L'altra circonferenza, quella che è di sotto, si trasforma in una circonferenza che è tangente ad entrambe le rette, e la quarta circonferenza è semplicemente ottenuta traslando questa circonferenza di una quantità pari al raggio lungo queste due rette parallele. Va bene? Quindi questa configurazione abbastanza disordinata che abbiamo qui a sinistra si rivela invece dopo un'inversione circolare configurazione molto ordinata e molto simmetrica dopo aver fatto l'inversione circolare a destra. La dimostrazione originaria di Descartes del suo teorema, come ho detto, è incompleta e anche molto intricata. Ve n'è una diversa, abbastanza semplice e concettualmente naturale, pure se richiede qualche calcolo, anche questa facilmente presentabile a dei ragazzi, ed è basata sull'inversione circolare. È dovuta al matematico inglese Daniel Peter. Andiamo avanti. Il teorema di Descartes pare caduto nell'oblio per circa un paio di secoli, quando nel 1826
Jacob Steiner, senza conoscere nulla del teorema di Descartes, trovò lo stesso risultato e ne diede una dimostrazione completa. Qualche anno più tardi, un matematico inglese, Philip Beecroft, nel 1842, ritrova questo teorema di nuovo senza sapere né di Descartes né di Steiner, e successivamente il teorema cade di nuovo nell'oblio per quasi un secolo, finché nel 1936 un chimico, un illustre chimico, Sir Frederick Soddy, inglese, premio Nobel per la chimica per la scoperta degli isotopi e appassionato di matematica, pubblicò sulla rivista Nature una poesia dal titolo The Kiss Precise, nella quale espose senza dimostrazione il teorema di Descartes, ed anche suggerendo un'estensione al caso tridimensionale. L'anno seguente, Thorold Gosset aggiunge una strofa alla poesia estendendo il teorema in dimensione qualunque. L'estensione in dimensione qualunque si riferisce al caso di sfere in uno spazio a dimensione n, e precisamente n più due sfere di dimensione n meno 1 in uno spazio euclideo di dimensione n, che sono mutuamente esternamente tangenti. Il risultato è che se consideriamo le curvature C1, Cn più 2 di queste sfere, si ha la relazione che n per la somma dei quadrati delle curvature è uguale al quadrato della somma delle curvature, esattamente quello che succedeva nel piano. Ora, questo teorema è noto come teorema di Soddy-Gosset, mentre il caso n uguale a 3 era già stato trovato da un altro matematico inglese, Lachlan, nel 1886. Secondo Pido, il primo ad attribuire il risultato bidimensionale a Descartes è stato il matematico svizzero Alfred Eppli, il quale si rese conto per l'appunto che questi teoremi erano già stati enunciati e in parte dimostrati da Cartesio. Andiamo avanti. Passiamo a considerare quello che si chiama il fregio di Apollonio e che si ottiene a partire dalle considerazioni che abbiamo fatto. Precisamente, consideriamo tre circonferenze, C1, C2 e C3, che sono mutuamente tangenti. Un caso particolare del problema di Apollonio è di determinare le circonferenze che sono tangenti a C1, C2 e C3, come nel caso di Descartes. Allora, si vede subito che ve ne sono esattamente due. Questo si vede applicando un'inversione circolare nel modo che ho detto prima. Quindi, per esempio, avete qui questo punticino Xi. Effettuate la inversione circolare, come ho detto prima, le due circonferenze che si toccano in questo punto vanno a finire in due rette parallele, la terza circonferenza va a finire in una circonferenza che è tangente alle due rette, e allora le due circonferenze che sono tangenti alle tre circonferenze date si ottengono semplicemente traslando questa circonferenza a destra e a sinistra lungo questa striscia, diciamo, determinata, delineata dalle due rette parallele. Andiamo avanti. Quindi il dato di tre circonferenze tra loro tangenti determina dunque una configurazione di cinque circonferenze, di cui due tangenti alle altre tre. Va bene? Date. Come nella figura a sinistra, va bene? Di cui è indicata anche una inversione circolare, una trasformata per inversione circolare della configurazione dati. Quindi, vedete, qui abbiamo a sinistra le tre circonferenze date e le due circonferenze ad esse tangenti, una tangente esternamente e un'altra tangente internamente alle tre circonferenze date. Ora, vediamo quello che accade dopo un'inversione circolare, del tipo di quella che ho indicato prima. Ora, la regione esterna alle quattro circonferenze interne ed interna alla circonferenza esterna si compone di sei regioni. Queste sei regioni sono limitate da tre circonferenze tra loro tangenti. In ognuna di queste sei regioni posso iscrivere una nuova circonferenza tangente alle altre, e questo procedimento lo posso ripetere indefinitamente, come si vede nella figura a destra. Va bene?
quindi ho questa specie di bolla di sapone, no? In cui si reiterano, no? Si reitera l'immissione di queste circonferenze. Da capo, la configurazione che ottengo a sinistra pare estremamente disordinata, pare per l'appunto una bolla di sapone, no? In cui abbiamo questa circonferenza grande, dentro la quale abbiamo tutte queste circonferenze tra loro mutuamente tangenti, di raggi sempre più piccoli. Alla disordine di questa circonferenza, di questa configurazione, fa riscontro invece l'estrema simmetria, l'estremo ordine di quello che capita dopo aver fatto un'inversione circolare. Quindi vedete, dopo aver fatto un'inversione circolare, io qui ho una striscia all'interno della quale posso disegnare queste infinite circonferenze che hanno una simmetria molto precisa, no, all'interno di questa striscia. Quindi questa configurazione, diciamo, di questa configurazione si rileva la simmetria dopo aver fatto l'inversione circolare. Benissimo, andiamo avanti. La configurazione finale che ottengo, beh, finale non si potrà dire, finale, questo è un processo infinito, di disegno di queste infinite circonferenze. Beh, la configurazione finale comunque prende il nome di fregio di Apollonio, o Apollonian gasket in inglese, o impacchettamento di Apollonio, Apollonian packing, è impossibile da disegnare perché per l'appunto è frutto di un processo infinito, ma è ben illustrato dalla figura qui a sinistra, va bene? Se da tutte le circonferenze della configurazione tolgo l'interno, appunto ottengo questa specie di bolla di sapone, no? Ottengo questa bolla di sapone che si chiama, che è un insieme frattale, e si chiama frattale di Apollonio, che per certi versi è analogo al cosiddetto triangolo di Sierpinski che ho disegnato a destra, ma in realtà è più complicato del triangolo di Sierpinski. Per esempio, il triangolo di Sierpinski si conoscono vari invarianti frattali, i quali sono ignoti, per esempio, per ancora ignoti per il fregio di Apollonio. Ricordo che i frattali, che cosa sono i frattali? I frattali intuitivamente sono figure geometriche caratterizzate dal ripetersi infinito dello stesso motivo su scala sempre più ridotta. I frattali in natura si presentano con grande frequenza, per esempio nei famosi fiocchi di neve, schegge di ghiaccio, fiori, no? I polline di fiori, eccetera. E dal punto di vista matematico sono stati introdotti e studiati per la prima volta negli anni 70 dal matematico franco-polacco Benoît Mandelbrot. Allora andiamo avanti e vediamo una proprietà notevole e sorprendente del fregio di Apollonio, scoperta ancora da Soddi nel 1937. La proprietà, ora non voglio tirarla troppo per le lunghe, la proprietà è la seguente: consideriamo tre circonferenze, C1, C2 e C3, che sono esternamente tangenti tra di loro e hanno curvature C1, C2 e C3. Supponiamo poi di trovare le due circonferenze tangenti alla circonferenza data, che hanno curvature C4 e C'4. Allora, queste due circonferenze, se uno si ricorda del teorema di Descartes, si possono facilmente ottenere analiticamente, algebricamente, sono la somma di C1 più C2 più C3 più o meno la radice quadrata di questa quantità C1, C2 più C1, C3 più C2, C3. Se questa quantità sotto radice quadrata è un quadrato, allora capita che pure C4 e C'4 sono dei numeri interi. Se io parto da tre numeri interi, C1, C2, C3, quindi supponiamo che C1, C2, C3 siano interi, se questa quantità C1, C2 più C1, C3 più C2, C3 è un quadrato, allora anche C4 e C'4 sono numeri interi. Quindi se le tre curvature C1, C2 e C3 sono intere, anche C4 e C'4 sotto questa opportuna condizione sono interi. Ora qui capita un miracolo che, diciamo, per un motivo che è facile spiegare ma sul quale non mi trattengo per brevità,
è che da quel punto in poi, tutte le curvature delle circonferenze che capitano dopo nel fregio di Apollonio sono tutte quante, tutte queste curvature sono tutte quante dei numeri interi. Sono numeri interi sempre più grandi perché sono gli inversi dei raggi che sono sempre più piccoli. E quindi in questo caso avremo quello che si chiama il fregio di Apollonio intero, che è qui indicato in figura. Avremo che diciamo all'interno di questa circonferenza grande avremo tutte circonferenze di curvatura intera. Ora, lo studio dei numeri che capitano a partire da C1, C2, C3 e C4 in questo fregio di Apollonio intero pone dei problemi di natura aritmetica e di teoria dei numeri molto sottili e ancora non del tutto compresi. Per esempio, qual è la distribuzione probabilistica di questi numeri? Qual è la frequenza della presenza dei numeri interi in questa successione di numeri primi in questa successione di numeri interi? Insomma, vi sono vari problemi ancora in fase di studio su questo fregio di Apollonio intero. Andiamo avanti e ci avviciniamo alla fine. Voglio illustrare un ultimo problema sempre legato a questo genere di questioni, che è stato considerato dallo stesso Soddy nel 1937. Soddy ha considerato la configurazione costituita da una sfera che ha al suo interno altre due sfere tangenti alla prima e tangenti tra di loro. Allora Soddy si pone il problema di realizzare una successione di sfere, ciascuna delle quali è tangente alla precedente e alla successiva, ciclicamente, e alle tre di partenza. Ora, detta così, sembra una cosa un po' bislacca, ma vedremo poi un'immagine di questa situazione. Soddy prova, facendone oggetto come al solito di una poesia, che esiste una successione finita formata da esattamente sei sfere, indipendentemente dalla dimensione e disposizione delle sfere di partenza, che si chiude in modo esatto, cioè l'ultima sfera delle sei è tangente, non si sovrappone alla prima. Questa configurazione fu chiamata Exlet da Soddy, e Soddy provò anche varie altre eleganti proprietà di questa configurazione che ora non sto a dire. Andiamo alla penultima slide. Morley diede una dimostrazione di questa esistenza dell'exlet di Soddy usando l'inversione circolare. Allora, se facciamo l'analogo dell'inversione circolare per le sfere, si chiama inversione sferica. Se facciamo l'inversione sferica di centro uno dei punti di tangenza delle tre sfere di partenza, allora, come al solito, le due sfere che si toccano nel punto dell'inversione vanno a finire in due piani paralleli. La terza sfera va a finire in una sfera che si trova all'interno della striscia determinata dai due piani paralleli ed è tangente alle altre due. Ebbene, quindi voi vedete a destra questa configurazione. Ebbene, avete due fogli, diciamo che sono i due piani, va bene, in cui sono state trasformate le due sfere di partenza, e la sfera che si trova al centro è la terza sfera. Allora, quante altre sfere potete mettere in modo tale che siano tra loro tangenti e tangenti ai due piani e alla sfera di partenza? Beh, si vede anche lavorando sperimentalmente, per esempio con delle biglie. Io poso una biglia su un piano, su un tavolo, e mi chiedo quante biglie della stessa grandezza posso porre attorno a questa in modo tale che siano tangenti tutte quante tra di loro e alla biglia di partenza. Beh, si vede che posso fare un giro di 5 biglie e quindi ottengo questa configurazione di sei sfere. Bene, la configurazione dell'Exlet di Soddy è invece indicata a sinistra, a destra c'è quella dopo aver fatto l'inversione circolare e a sinistra la configurazione originaria di Soddy. Andiamo all'ultima slide. Per concludere, concludo aggiungendo che
questi argomenti hanno dato la stura a varie ricerche, per esempio del geometra inglese Coxeter, che ne ha posto in evidenza in attesa relazione con lo studio dei politopi in spazi di dimensioni superiori. I politopi sono l'analogo dei poliedri nello spazio ordinario. Menziona ancora degli sviluppi teorici molto importanti dovuti alla medaglia Fields-Thurston, che ha indicato il nesso tra le questioni di cui abbiamo parlato e raffinati problemi di topologia algebrica e della teoria delle funzioni analitiche. E su varie di queste questioni, per l'appunto, la ricerca è tuttora attiva. Quindi abbiamo visto come un problema classico risalente alla geometria greca si possa affrontare in vari modi, anche elementari, che ne mettono in luce interessanti aspetti geometrici e algebrici. Questo problema di Apollonio è un problema molto ricco, degno di una storia che sicuramente va studiata ed apre la strada anche a moderni sviluppi della matematica. E io penso che sia sicuramente un argomento degno di fare oggetto di lavoro laboratoriale in una classe di secondaria superiore. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione e mi fermo qui.